personalmente dovessi esprimere un giudizio, dico che il passaggio della formazione professionale dal comune di Torino pubblica a un consorzio con 30 miliardi di dote e quant'altro, ad oggi lo giudico un'operazione fallimentare. È stata un'operazione fallimentare che non ha prodotto quel polo tecnologico innovativo di ricerca che doveva essere. La scelta di allora la rifarei. Alla luce di quello che quella scelta ha prodotto, io non darei, come dire, la colpa alla scelta, ma al modo in cui poi è stata non è stata conseguentemente condotta all'operatività. Cioè, quello che si sarebbe dovuto fare per trasformare Xea da carrozzone in consorzio che sta sul mercato non è stato fatto. Carrozzone era, e purtroppo temo che carrozzone abbia continuato a essere. Probabilmente ci sono stati commessi degli errori, e all'interno di Xea, per quanto riguarda la direzione, anche la gestione del personale probabilmente, e da parte del pubblico che forse ha delegato questo controllo a qualcuno che non ha controllato a sufficienza. È ritornato il problema Xea nell'ultimo o penultimo anno della mia permanenza in consiglio regionale, e di nuovo mi accorsi che i nodi erano poi sostanzialmente sempre questi: difficoltà di bilancio, passivo di bilancio, buco, difficoltà. Ci sono delle responsabilità? Certo che sì. Come perseguirle? Sotto quale profilo? È una discussione che, grazie anche al lavoro che stanno facendo i lavoratori di Xea, i professori e le professoresse di Xea, certamente non lascerà nessuno fuori dalle proprie responsabilità, e ciascuno verrà richiamato alla propria responsabilità, anche io, noi tutti, noi consiglieri comunali, sapendo benissimo quali sono i nostri limiti e le nostre potenzialità. Nel momento in cui il Xea è diventato questo consorzio, la parte pubblica che avrebbe dovuto assumersi soprattutto indirizzo e controllo, ho l'impressione che col passare degli anni si sia un po' allentato questo esercizio del controllo. Io credo che la responsabilità di chi ha portato oggi Xea in questa condizione debba essere individuata e chiarita con forza. Per questo io credo che il Comune di Torino, qualora si ravvisino delle responsabilità in questa direzione, deve assumere con forza tutte quelle azioni che possano permettere di chiarire il tutto, fino ad arrivare anche alla costituzione parte civile per il danno che eventualmente si è creato alla città, ai lavoratori e anche alle persone che usufruiscono della formazione.